Allora ragazzi, sono qui appena fuori da Alicante, quindi zona Alicante, Santa Pola. Sono fuori da un'agenzia immobiliare. Allora, vi faccio vedere un po' tutta la zona e vi spiego anche i prezzi delle case. Intanto vediamo anche comunque la zona. Comunque, okay. Come vi dicevo, vedete, siamo sui dai 1000 ai 2000 euro al metro quadro, dipende dal posto che siamo. Per esempio, dai che avevi visto quello da 80.000? Qua, vedi? 88.000 euro, 68 metri quadri con piscina. Esatto. Quindi sei poco più di 1000 al metro quadro. Questo 135 metri quadri, 210, meno di 2000. Quindi vai dai 1000 ai 2000. Questo qua, 100.000 euro, 85 metri quadri. Sei poco più di 1000. E qui sei qui alla zona di Gran Talakar. Spiega Gran Talakar. Gran Talakar è il top. È il top, ragazzi. Io sono stato qui, ragazzi. Qua basta vedere i servizi. Top Alacant. No, i trenini che portano. No, Gran Talakar è il top. Adesso vi faccio vedere tutta la zona e vi spiego un po' tutti i prezzi delle case qua. Ragazzi, sono qui appena fuori da Alicante, quindi zona Alicante, Santa Pola. Sono fuori da un'agenzia immobiliare. Allora, vi faccio vedere un po' tutta la zona e vi spiego anche i prezzi delle case. Intanto vediamo anche comunque la zona. Il top è qui, okay, a Gran Talakant, dove ci sono tutti i residence, proprietà privata, entri, sei sui 2000 al metro quadro. E questo qui è il posto migliore. Cioè, ci sono più di 20 gradi, vedi? Guarda che vista che hai qua, guarda che roba. Questo qui è il top dove comprare. 10 minuti da Alicante, che è là di dietro, 5 minuti dall'aeroporto, e qui con 150-200, perché sei su 150-200 mila euro. Perché puoi trovare anche di. Poi se ti metti di qui, che sono sempre 80.000 trovi. Eh sì, qui sei su 100.000 euro. Però perché anche questo è privato, vedi l'entrata. Però il top è tutto dalla parte di qua ed è pieno. E sono anche in costruzione. E stanno comprando tantissimi adesso scandinavi. E qui c'è tutto, pieno di ristoranti, bar. Solo che qui è la zona degli scandinavi, nessuno ti tocca. Allora, siamo qui. Oggi giornata Santa Pola. Facciamo da Santa Pola a Gran Talakant, che poi Gran Talakant è sempre Santa Pola, cioè siamo nel comune di Santa Pola. Gran Talakant è il top, ragazzi, il top, è il top, è questo comune prima, questa è la Playa Varadero, qui è prima di Gran Talakant e poco prima di Alicante, sarà 15 km. Santa Pola è il top, Gran Talakant Santa Pola, perché hai prezzi meno rispetto ad Alicante, sei attaccato ad Alicante ed è un posto meraviglioso. Guarda qui per i bambini, per allenarsi, guarda che belle villettine, qui c'è la spiaggia, ma il top è dopo a Gran Talakant, che hai la vista mare sopra, c'è una spiaggia selvaggia tipo quella di Pisa. Beh, tieni pista ciclabile, la mattina ti puoi allenare, puoi fare la tua passeggiata. E queste sono un po' più delle spiagge, come, però il bello è dopo là, quando tu vai sopra a Gran Talakant, dove c'è tutta la vista e guarda caso tutte le vie si chiamano via Scandinavia, via Finlandia, via Norvegia. Perché lì, esatto, pigliano. Guarda che bello, ci sono. Oh, ragazzi, sono ancora gli alberi in fiore. Qui c'è. Cazzo, sembrano. Sono tipo quelli che ci sono a Ibiza qua. Esatto. Bene, anche questa zona qui non è male. Sei sotto Gran Talakant praticamente. Bene, qua. Vi faccio vedere un po' com'è qua. Secondo me, se uno ha qualche soldino, il posto migliore dove comprare è qua. Assolutamente. La zona di Gran Talakant. Sei vicino, anche la Valse vende. Questo è bello, guarda che viste che c'hanno. Perché la spiaggia selvaggia,
poi sono tutti residence chiusi, questi sono un po' più vecchi, e qui secondo me c'è la parte più bella dove poter andare anche al mare qua sotto, che è la parte selvaggia. Beh, Torre Vecchia è carino, però il mare non è che sia il massimo. Beh, però per un pensionato comunque si può sempre muovere, prendi il bus, prendi la tua macchinina. Però come spiagge, secondo me, qua dove c'è selvaggio, sotto a Gran Talakant, centro Ciudad. Adesso ve lo sto facendo vedere. Beh, tieni conto che adesso è novembre, poi qua si inizia maggio, giugno, luglio, tutto pieno di turisti. Zona residenziale. Beh, qua è bello, qua che belle villette. Se vende. Qui vendono villetta fronte mare, però le più belle stanno sopra, dopo arriviamo sopra a Gran Talakant. E qui vivere qui veramente qua è bello, qui anche il clima oggi ci sono 23 gradi, ieri ce n'erano 26 e adesso un paio di giorni brutti, ma poi danno addirittura per 1° novembre, 2 danno addirittura 28-29 gradi, cioè qui veramente il clima, vedi anche lì, vedi se vende. Poi ce ne sono in giro quelli. Allora, tutta questa zona vendono a circa qui, allora in centro Santa Pola, nel centro vecchio. Adesso questo qui deve parcheggiare nel casco antico, va bene, il casco antico, diciamo nel centro della città non c'è un casco antico, vendono anche a 1000 al metro quadro, 1000-1200, qua sei attorno ai 2000 e a 2500 metro quadro se c'è fronte mare, se no sei su 2000, anzi ho visto anche addirittura appartamenti non nuovissimi, perché poi sopra qui vai c'è una vista della Madonna, ho visto appartamenti non nuovissimi qua e anche qui a 1000-1500, diciamo che a gran... vedi qua vendono, allora qui alchilano, qui affittano, si alchila, ristorante italiano c'è qua, guarda, c'è anche un ristorante italiano. Allora questa zona qui sei sui 1500-2000 al metro quadro, però il top assoluto è praticamente sopra. A Gran Talakant. Adesso vi faccio vedere un po' il posto. Che sei poi a 10-15, cosa sei? 15 km da Alicante. Alicante è appena là dietro. Quindi se uno. Qui è una zona più selvaggia. Ma ci sono anche dei camperisti. Qui c'è da dire anche che secondo me piace molto anche ai tedeschi e agli scandinavi, perché gli scandinavi e i tedeschi sono a sto posto. Questo qui, guarda, questo è targato Germania, Augsburg. Questo è tedesco di Augsburg, con il mitico, cos'è, il Volkswagen, si è fermato qui. No, quello è il Mercedes 107. Ah, quello vecchio? Sì. È di Augsburg. Augsburg è veramente una bella cittadina, sono stato ad Augsburg, in Baviera. E quello si è fermato lì col suo furgone, magari sta qui un mesetto, magari sono pensionati col loro camperino. Tu lo faresti col camperino così? No, non tu non sei da camperino. Non sono così taccagno, miserabile. Non è da no. Ma questa zona è una zona un po' più di scogliere. Qui le spiagge belle selvagge iniziano dopo là. Ecco, qui è proprio più natura, più... Oggi c'è un clima... Fa caldo, però c'è un po' coperto oggi. E qui è una zona selvaggia che passi, quindi lasci quella zona lì, che poi andiamo, siamo sempre nel comune di Santa Paola. Poi qua è bello andare in bici, eh? Sì. E qui, ragazzi... I ciclisti, dai. Ragazzi, qui lunedì e martedì tornano 28-29 gradi, eh? Cioè al mese di novembre. Intanto vi faccio vedere un po' la zona, Questo è un altro piccolo centro
di case. Beh, allora, a 2000 metro quadro, cazzo, tieni presente che adesso alle Canarie vendono, cazzo, a 2000 metro quadro, tipo Coraleco, tipo giù a, ancora vendono 2000 metro quadro giù tutta Tenerife. Anche a Las Gaetas. Las Gaetas è sui 1500, però sì, sui 1500. Però se vai a Playa dello, Playa dello, allo Scrivo, Las Americas, sei sui 2000, 2500 ancora, a volte 3000 anche. E a quel punto qui, cazzo, compri qua su a Gran Talacan, che c'è una vista della Madonna, e poi sei vicino ad Alicante, che è una città, c'ha il treno dove puoi partire con l'alta velocità. Qui sei a un'ora di strada da Valencia, meno di un'ora da Murcia, 40 minuti. E se tu prendi qua a Gran Talacan puoi andare a lavorare. Alicante è lassù là. Esatto, la Gran Talacan. Se tu vai a lavorare a Murcia, Zaccaria, puoi comprare qua e andare a lavorare a Murcia. Gran Talacan. Ci metti un'ora andare a Murcia, forse ci metti troppo. Un'ora, sì. Eh sì, ci metti un po' troppo, un'ora ci metti andare a tornare. Beh, comunque qui sei a un'ora da Murcia, un'ora da Cartagena, un paio d'orette sei quasi giù a, sei giù in Andalusia, arrivi giù penso a Granada, un paio d'orette sei a Granada, due ore e mezza. Sì, ma con il Renfe puoi anche andare giù a Madrid, eh. Sì, poi qua prendi il treno, due ore e mezza sei a Madrid, da Madrid prendi, vai a Toledo, sempre. Cioè qui ragazzi, per abitare qui è un'altra roba. Cioè non sei su un'isola come le Canarie, minchia, c'è abitare le Canarie veramente dopo una settimana veramente. Da pensionato. Sì, da pensionato, cioè poi è un pensionamento unico, cioè. Qui è un ospizio. È un ospizio, ce l'ho aperto veramente, cazzo. E là è Gran Talacan, guarda che bello, là sopra. E là è il top, ragazzi. Là è il top perché veramente c'è una vista spettacolare. Adesso perché c'è un po' le nuvole, ma c'è un mare blu qua, è veramente bellissimo. E poi sei a Alicante, vedi anche il castiglio di Santa Barbara là davanti, cioè proprio vedi il castiglio, guarda. E quindi sei a, cos'è, un quarto d'ora di strada da Alicante, 20 minuti neanche, ci puoi andare col motorino. Ecco la Gran Talacan, che bello Gran Talacan, lì è il top ragazzi, Gran Talacan è il top, è il top. È il top, io penso, hai ragione, Gran Talacan è il top. Gran Talacan è il top, sono già stato. Sì, tu eri stato anche in vacanza. Sì. Perché sei qui, puoi andare ad Alicante, quindi vai a farti il giro in città, che è bellissimo. L'aeroporto a piedi ci arrivi. L'aeroporto è lì di dietro. Vuoi andare a mangiare, ieri mi ha trovato lì il menù a 12,50, mamma mia come sei mangiato bene. Primo, secondo. Dolce, mica, 12,50 vai a mangiare là. Se vuoi la spiaggia più commerciale vai là così in centro ad Alicante. Lì davanti a Almeria. Almeria. Qua sotto c'è le spiagge più selvagge più avanti. Ecco Gran Talacan. Gran Talacan. Stupendo ragazzi, qua è il top. E sulla vista mare, appartamenti anche nuovi, siamo, ve l'ho detto, questo targato Svezia, hai visto? Esatto. Qui è pieno di scandinavi ragazzi. Quello lì col BMW Cabrio targato Scandia, questo qui col camperino, quello è il mitico Volkswagen, targato Germania. E i tedeschi arrivano giù con il loro camperino. Beh, io no, tu lo faresti così? No, io non sono da camperino. Io non sono da camperino. Voglio la casa. E anch'io, io piuttosto vado in un... Con Airbnb. Sì, Airbnb spendi 20 euro, cioè alla fine, cioè... Beh, è bello anche il camper perché giri. Deve avere un bel camper. Quello, ecco, se hai un bel camper tipo quello. Beh, guarda che camper che c'ha quello. C'è un camper così come una casa quello là. Certo, se giri col Westfalia, certo, se giri col camperino della Volkswagen non se ne parla, però tipo guarda questo è già bellino, va. Dipende che camper hai. Dipende, sì, il campo. Però chiamalo scemo. Qua a 23 gradi. Esatto, sono qui a 23 gradi, lunedì 29. C'hanno la moto di dietro, quelli lì. Esatto, e le biciclette. Biciclette per girare qua, la moto per andare. C'hanno il motorino attaccato di dietro. Vabbè, chiamali pirla. Magari sono pensionati, al posto di stare su al freddo in Germania. O andare giù alle Canarie che non c'è niente. No, cosa fai? Cosa vanno a fare a Coraleco? No, vabbè, le Canarie. No, ma le Canarie puoi andare giù una settimana. Sì, ma non puoi stare 3 mesi. No, 3 mesi
io andavo spesso, una settimana, 10 giorni dopo. Io andavo 10 giorni dopo, andavo sempre a gennaio, giusto per svernare, andavo lì a Tenerife e partivo subito dopo il primo e facevo, partivo il 2 e il 3, stavo lì fino al 15, ma già dopo una settimana te che ne avevi due coglioni pieni, cioè è un pensolamento, cioè qua giri, qua vuoi girare, vai da Alicante, vai a Murcia, vai a... e giri, cioè sì, sei in città, cioè il clima è buono qua, guardalo sopra la Gran Talacanta, guarda che bei posti qui sembra un pochettino come vegetazione tipo Ibiza, che poi un'altra cosa, sì, se vuoi prendere il traghetto per andare a Ibiza lo prendi, esatto, qui da Alicante, esatto, qui se abiti qui e vuoi andare a Ibiza ti prendi il traghetto da Alicante e te ne vai una settimana di Ibiza. Ti trovi un Airbnb, esatto. Cioè qui è buono perché puoi andare anche a Ibiza, Formentera, cioè prendi da qui, il traghetto parte da là, e qui è bello perché qui hai prezzi bassi, qualità alta, non sei su un'isola, e quando vuoi andare te ne vai anche a Ibiza, cioè Ibiza ce l'hai praticamente lì, difatti qui la vegetazione assomiglia un po', e qui sotto ci sono le spiagge selvagge qua sotto. Andiamo su a Gran Talacante, guardalo lì. E stanno ancora costruendo a Gran Talacante. E c'è molta richiesta, ci diceva quella. Sì, adesso veramente il top. Cioè, qua sotto. Allora, se vuoi spendere poco, se vuoi spendere poco, allora vai a Torre Veca, che è 30 km qua sotto, e vedi che è sempre il comune di Santa Pola qua, c'è sempre Santa Pola qua. Ecco, qui andiamo sopra Gran Talacante, che è il top, per me è il top. Allora, se vuoi spendere poco, è Torre Veca e Guardamar del Segur, sei a 1000 al metro quadro, e a Torre Veca è anche pieno di monolocali nel casco antico a 35.000, 30 metri quadri. Poi a Tenerife, Tenerife, Alicante sei sui 2.000 al metro quadro nella zona centrale, e 125-135.000, e qui non hanno monolocali, però qui vedi che vendono. Qui sei sui 2000 al metro quadro, anche qui, perché sei fuori, sei qui a Gran Talacante, sei, guarda, vedi che stanno costruendo qua, guarda. Sì, ma sono nuovi, eh. Sì, sono nuovi. Guarda quanto stanno lavorando. Guarda, e qui stanno costruendo, vedi? Vedi che li stanno costruendo. E c'è richiesta, no? Qui. 2-3 bedroom, appartamento, 2-3 dormitori. Stanno costruendo. Li stanno costruendo. Qui vendono anche qui, guarda. Vedi? Qua c'è richiesta. Qui c'è richiesta perché è un posto tranquillo. C'è anche la bandiera italiana qua, va. C'hai tutto i tuoi barettini. Sei nella zona di Scandinavi tedeschi. Sei poco distante. Ci sono anche i ristoranti, tutto. Vista bella, rosteria. C'è tutto qui, piccolo centro. Quindi qua, e poi di là mi sa che è via... No, via Scandinavia. Via Scandinavia di qua. Qui c'hai tutto quello che vuoi, sei servito, c'hai i tuoi ristorantini, ci sono. Io stavo qua, De Norske Klubben, dei norvegesi, vedi? Esatto. De Norske Klubben Alacant. Ci sono tutti i dottori scandinavi, cosa? Qua, questo c'è la bandiera italiana. Sì, questo è il ristorante. Io stavo qui. Questo, esatto. È bello, guardalo. Guarda, qua Urban Sunset. Sì, io stavo lì. C'è anche i ristoranti italiani, i ristoranti spagnoli. E niente, qui è bello Gran Talacante. Sei a 5, vai a piedi all'aeroporto qua. E questa è una bella zona perché sei tranquillo e sei a 5 minuti dall'aeroporto. Ragazzi, se in giro in maglietta maniche corte, siamo quasi al mese di novembre. Cioè, sei al mese di novembre. Qui
e puoi andarti a farti la tua biciclettata sotto, sei vicinissimo all'aeroporto che è qua di dietro, è qui via Scandinavia. Sì, via Scandinavia. E questa è la via degli Scandinavi. E qua, questa è l'avenida degli Scandinavi. E qui sono tutti a parte hotel chiusi, dove praticamente vedi anche lì a fine li vendono, vedi che anche lì vendono. Allora se sei da qui che non hai la vista mare sei sui 2000 al metro quadro, se hai la vista mare sei sui 2005. Certo, qui non hanno i monolocali, cioè qui non vendono a, non c'è il monolocale a 50.000 euro, cioè non c'è l'appartamentino da 20 metri quadri, ecco, il monolocale da 20 o 25, che quindi lo paghi tre dormitori. Esatto, qui c'hanno tutti due camere da letto. Guarda là. Esatto. Sì, ma qua è pieno di roba. Sì, qui vai almeno dai 100 ai 150, anche 400.000, dipende da quello che prendi, però vedi c'è la pulizia qui, la polizia locale. C'è la banca, c'è il ristorante. C'è la banca, no, qui è tranquillo. È un bel paesino, da qui ti puoi muovere, sei sopra il CE, sopra l'aeroporto, e vedi, sono tutti resident privati. E sono tutta qui tantissimi scandinavi. Certo, allora, fronte mare, il te costa 150.000 euro, però va bene. Magari uno che ne dice, uno c'ha casa in Italia, un pensionato, qualcuno dice la vendo in Italia e compro qua. Ma comunque questi due scandinavi qua, vedi? Pensionati. Pensionati. Vengono qua in maglietta. Infatti mi stavano scrivendo, esatto, tanti mi scrivevano tanti pensionati, dicevano dove è buono. Beh, poi è buono anche giù, anche a Torre Veca, non ha costa pieno. Là sei su 1000 al metro quadro. Cioè dipende sì, ma qua da... è pulito il quartiere qua, sì, no, qui è buono, vedi, sono tutti qui è una zona, molti pensionati scandinavi, se vende, guarda anche lì, vedi, esatto, forse se vende, dipende, chiaro, qui magari lo prendo, qui puoi trovarlo anche a 1500 al metro quadro, poi dipende, vedi, questo qua è un bel resident con la vista mare. Allora questi invece di qui c'hanno la vista mare, cioè di qui sarai sui 1500. Di qui sei anche sui 2005. Santara Resort, vedi? Supermarket, c'è tutto il tuo supermarket. Parchine per il bus. Poi qua puoi prenderti il tuo bus, vai ad Alicante, 20 minuti sei Alicante da qui. E posto di pensionati, molti scandinavi. Gente del nord Europa. E certo, poi cosa stai a fare in pensione? Ti prendi un appartamentino qui a 100.000. Oppure te lo puoi prendere anche sotto. Allora, sotto dove siamo passati prima, Santa Pola in centro, è 1000 al metro quadro, sì, lì trovi anche a 50-60. Sì, trovi anche a 50-60 lì. Va bene, ragazzi, vi ho fatto vedere un po' la zona e vi ho parlato un po' dei prezzi delle case qui sotto ad Alicante. Vi ho fatto vedere la zona. Guarda che bello, ci sono tutti ancora gli altri. E qui. Poi sono in costruzione. Là sotto sono in costruzione. E qui non riesci a vedere, ma tutta questa zona a destra hanno tutti la vista mare, quelli dentro di qua. Va bene, vi saluto, ragazzi. È top, veramente, secondo me è Gran Talakant. No, dipende. Torre Vecchia sei su 1000 al metro quadro. Guardamar del Segur. Alicante sei sui 2000, dipende uno. Qui sei sui 2000, dipende. Però ci sono tanti appartamenti in costruzione. Allora, per esempio qui, cioè guarda, per un pensionato, visto che mi chiedevano, cioè c'è il tuo bel appartamentino, se vuoi prenderti ti porti giù la tua macchinina, te la metti qui, c'è il posto privato, qua son... e poi da qui ti muovi, cioè te ne vai, puoi venire giù anche a piedi, senza anche la macchina, c'è il pullman che ti porta, e però qua è bello perché ti muovi, hai capito? Cioè te ne vai in bicicletta. Minchia, siamo quasi al mese di novembre, sei in giro in canottiera praticamente. Qui ci sono quelli un po' più belli. Vedi, la gente c'ha la sua chiave per entrare, qui è bello, poi giù là c'è il parco, vista. E vedi, c'hanno tutti la loro chiave per entrare. Cioè, cosa stai su a fare? Su nella nebbia di Vercelli o della Bassa Padana o in Veneto, no, cioè, vieni qua, poi puoi fare anche sei mesi una volta che hai preso, puoi affittare, puoi anche comprare, tanti,
tanti mi scrivevano, tanti pensionati mi dicevano: Lambre, che cosa ci consigli? Io vi consiglio Grand Alacant, nel comune di Santa Pola, oppure Santa Pola sotto, oppure vi consiglio anche Torrevieca, queste zone qui, cioè, o Alicante, cioè proprio anche Alicante città. Beh, io starei un po' più fuori, nel senso che comunque qua trovate a prezzi minori. Guarda che bello, c'è. Cioè. Oh, sei al mese di novembre, prova a guardare. Cioè, ragazzi, secondo me qui è il top. Qui, vedi, appartamentini. Ognuno c'ha il suo bungalow. Allora, cosa buona, secondo me, è che qui, rispetto che... Allora, il clima, c'è cioè più o meno lo stesso clima delle Canarie. L'unico vantaggio... Allora, ripeto, io le Canarie le amo per andare una settimana, però se ci dovessi vivere prenderei qua, non c'è, non avrei ombra di dubbio. Cioè, qui tu ti muovi, ragazzi. Cioè, qui potete andare dove volete, cioè prenditene, vai a Valencia, prenditene, vai a Murcia, prenditene, vai a Madrid. Cioè, poi qui è la cosa, prendi, c'è il traghetto, te ne vai a Ibiza. E poi la cosa buona, lo sapete cos'è? C'è il treno alta velocità, vi muovete, potete girare tutta la Spagna, vedere tutte le città che vi ho fatto vedere, potete pigliare, andare a Saragozza, potete pigliare col treno, andate a Madrid, da Madrid andate a vedere Segovia, che meravigliosa. O Toledo. Toledo, ragazzi, veramente. Cioè, quindi personalmente io se mi trasferissi, fossi un pensionato, fossi uno anche che, ma non solo pensionato, uno che mi trasferisce, io mi trasferirei sulla penisola, non su un'isola. Cioè, su un'isola andrei a Ibiza, su questo è poco ombra di dubbio, però Ibiza ha dei prezzi veramente fuori di testa. Questo secondo me è il posto migliore, rapporto qualità prezzo clima vita costo della vita. Lì c'è un ristorantino, ho visto ancora menù a 11,50 euro completi, e si mangia bene qui in Spagna, ragazzi. Cioè 11,50 euro meno completo, ma uno che, turistico, ma uno che è in pensione, che piglia 1.000-1.200 di pensione, io venderei dove sono e comprerei qua. Che bello che è qua. Poi, cioè, cosa stai a fare? Cioè, da noi settimana prossima su al nord piove, ci sono già 11 gradi, 10 gradi. Cioè, guarda qui, ci sono ancora i fiori. Cioè, ci sono gli alberi in fiore. E qua settimana prossima fa 29 gradi. Mica, veramente, cioè. Poi è bello, cioè, puoi prendere, vai giù al Ceca, una bellissima cittadina, c'è anche patrimonio dell'umanità, c'è il parco lì che è meraviglioso, del palmeto, il palmer. Prendi, vai giù di qui, sei subito ad Alicante, sotto lì. Vedi, qua c'hanno i loro dottori, vedi, il dottore norvegese. C'è il dottore norvegese, ci so. C'hanno. No, va bene, veramente bello. Poi qui. È una figata. Poi vabbè, qui sei in comunità europea, quindi se anche sei italiano puoi andare all'ospedale, perché comunque c'è la tessera sanitaria. Cioè. No, è bello. Sono le fermate del bus, prendi qui, vuoi andare ad Alicante, pigli, prendi, 20 minuti sei ad Alicante, prendi, vuoi andare in un altro posto, ti puoi muovere. E hai comunque anche e l'aeroporto è quella parte, cioè ci arrivi praticamente a piedi qua. È il top. Top assoluto. È il top assoluto, non c'è. Non c'è discussione. No, non c'è discussione. Io personalmente sono da bosco, mi piace l'autunno, mi piace il bosco, però dico una cosa, se venissi a abitare in Spagna non avrei ombra di dubbio, verrei a abitare qua, cioè... Poi sei in comunità Valencia. Sì, non c'è proprio neanche ombra di dubbio, ma no, cioè, su un'isola no, cioè un'isola cosa fai dopo... Dopo due giorni ti... Ma poi hanno dei prezzi anche folli. Cioè, io ho visto i prezzi che ci sono a Coralejo. Sì, vabbè, ma non solo Coralejo, perché Playa de las Américas. Playa de las Américas, Los Cristianos. Dai. Cioè, ma stiamo scherzando. Ma no, ma qui veramente, ragazzi, qui se andatemo sotto Santa Pola, 1.000 al metro quadro, Cioè, se a 1.000 al metro quadro. Oh, poi è bello anche il clima, poi prendi la tua macchinina e vai. Vuoi andare a Valencia? Vai a Valencia. Valencia città meravigliosa. Oh, ragazzi, qua un'oretta sei a Valencia, Cioè,
cioè, poi strade perfette, strade va perfette, bene, è un piacere guidare. Vi saluto, spero che vi piaccia questo servizio che vi sto facendo sui prezzi case.